my dues time after time. Adesso viene il bello. Sì, adesso abbiamo raggiunto questa vittoria di Coppa Italia regionale, abbiamo fatto una buona partita, complimenti al Pavia che ci ha fatto sudare. E adesso viene il bello perché giochiamo interregionale e cerchiamo di portare anche a casa un'altra finale o arrivare alla finale, che sarebbe importante per l'Eco Calcio 5. Ecco, la partita di questa sera si è messa subito bene con i due gol nei primissimi minuti e poi avete gestito bene, senza soffrire troppo. Sì, abbiamo fatto due gol subito, questo ci ha indirizzato bene la partita, abbiamo messo in campo tutti i ragazzi, tutti hanno giocato, anche i ragazzi più giovani, e questo mi rende contento perché anche loro crescono con questo tipo di partita. Marcello Marucci, direttore generale dell'Eco Calcio 5, che in tre giorni ha festeggiato il titolo di campione d'inverno in campionato e questa sera la vittoria della Coppa Italia regionale, quindi la rinascita blu-celeste parte sotto i migliori auspici. Diciamo che l'ultima settimana è stata positiva, bello anche aver chiuso il giorno di andata primi in classifica, vincere stasera qui la Coppa, ma soprattutto è, come dicevi tu, la rinascita. Siamo ripartiti veramente dalle ceneri. Fortunatamente il buon lavoro che avevamo fatto negli anni scorsi ci ha permesso di mantenere tutti i nostri giovani, ed questa è la soddisfazione ancora più grande. Siamo probabilmente la squadra più giovane del campionato, abbiamo 8 ragazzi in età under 21 in distinta prima squadra, e quindi è una soddisfazione doppia. La rinascita che sta passando attraverso i giovani e lo sviluppo del settore giovanile, che avrà comunque anche un maggior impulso in futuro. Squadra che da oggi diventa ancora più giovane, visto che Mirko Antonietti, il capitano, ha giocato oggi contro il Pavia la sua ultima partita in maglia blu-celeste, da domani non farà più parte del gruppo. Sì,
Purtroppo sì, Mirko non ha, da oggi, questa è stata l'ultima sua partita. Era previsto, perché comunque Mirko ha fatto una scelta di vita più che altro, e comunque noi Mirko possiamo soltanto ringraziarlo per quello che ha fatto in tutti questi anni per la società, ma soprattutto per la scelta che ha fatto inizio stagione, perché il fatto che lui sia rimasto da noi è stato sicuramente ciò che ha fatto da collante, ci ha permesso poi di poter sviluppare tutto questo. Quindi noi gli siamo riconoscenti, lo ringraziamo, è come se fosse ancora con noi, lo sarà per tutto il campionato, e siamo anche contenti di averlo fatto migliorare anche noi, sia sotto il profilo umano che anche come calcettista. Beh, diciamo che poi resterà sempre un po' con il Lecco, visto che la società ha deciso di ritirare la maglia numero 8, no? Sì, è una scelta doverosa, appunto, per più che altro, come dicevo prima, per riconoscenza, non tanto per quello che ha fatto, perché comunque lui da calciatore professionista qual è, da professionista esemplare, oserei dire, era giusto che facesse, ma il gesto di rimanere quest'anno con noi è stato un qualcosa che di diritto lo rende parte della società ancora più integrante rispetto a quello che è un giocatore normale. Mirko Antonietti, nel giro di 3 giorni sei diventato il miglior realizzatore nella storia del Lecco, hai festeggiato il titolo di campione d'inverno in campionato e questa sera hai alzato la Coppa Italia regionale di Serie C1. Lacrime di gioia prima delle lacrime invece di commozione per un addio a questa maglia che hai vissuto per 4 anni e mezzo. Sì, parto con questa maglia cucita addosso perché è la mia seconda pelle e quindi non si scorderà mai questo grandissimo amore che è durato per 4 stagioni e mezzo. Purtroppo devo lasciare la società per problematiche extracalcistiche, quindi sarà un grande rammarico da parte mia lasciare questi ragazzi, questa società e questa città, perché in tutto questo tempo mi ha dato veramente tanto, mi ha fatto crescere come uomo e come giocatore, quindi io avrò sempre parole di elogio per questa società e città. Ecco, la scorsa estate hai stupito un po' tutti con una scelta shock di restare nonostante l'autodeclassamento di 2 categorie. Come mai quella scelta e come mai oggi questo passo indietro, se vogliamo, e l'addio al Lecco? La scelta perché è stata dettata dal cuore e non potevo abbandonare questa maglia. E la categoria non mi interessa perché non è la categoria che fa l'uomo o fa il giocatore. L'importante è dare sempre il massimo in qualsiasi categoria si giochi. E ora purtroppo, a mio malgrado, devo lasciare questa società, come ho detto prima, per problemi extra calcistici. E sono felice di lasciare questa squadra, questi ragazzi, solo perché abbiamo ottenuto la vittoria di Coppa Italia regionale, così loro potranno fare quella nazionale, laureandoci campioni d'inverno, come detto prima, e avendo eguagliato il record della storia dell'Eco Calcio 5. Quindi sono contento di questo qua. Arrivederci. Arrivederci e tutti grazie a voi.